un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive il 22 giugno del 1914. Ecco, come ben sapete, e abbiamo ripetuto spesso, nel 1914 e anche negli anni precedenti, anche nel 1915 fino al febbraio del 1916, il giovane frate di Pietrelcina viveva a Pietrelcina, cioè questa strana malattia purtroppo non gli permetteva di stare in convento e viveva proprio in famiglia, perché ogni qualvolta che tornava in convento, perché i superiori decidevano questo, qualcosa accadeva e quindi dal convento lasciava la sua fraternità e tornava a casa. Ecco, questa lettera è una di quelle che ci va a testimoniare questo suo andare e tornare, ecco, dal convento alla famiglia. 22 giugno 1914. Padre Pio scrive: partì per Morcone, giusto il volere del padre provinciale e della molto reverenda definizione, ovvero dei consiglieri che stabiliscono e che organizzano anche quanto accade all'interno della provincia religiosa. Ma dopo 5 giorni fui costretto, ripieno di confusione, a far qui ritorno. Ricaddi nella malattia fin dal primo giorno che misi piede in convento. In brevissimi giorni mi ridussi in uno stato estremo. Ecco, Morcone, siamo a qualche chilometro da Pietrelcina, dove i frati avevano la fraternità del noviziato. E proprio qui Padre Pio vi è tornato nel 1909, quando ricevette il diaconato da Monsignor Benedetto della Camera. Poi nel 1910 da Pietrelcina si recò al convento del noviziato per imparare le cerimonie della Santa Messa, perché per la sua ordinazione sacerdotale, e poi dopo una giornata trascorsa in convento purtroppo dovette anche rientrare a Pietrelcina. Ancora nel dicembre del 1913 il provinciale espresse il desiderio, che era sempre a casa appunto per questi motivi di salute, e il provinciale espresse questo desiderio, lo voleva vice maestro a Morcone, ma purtroppo questa malattia non gli permetteva di stare in convento. Poi nel 1914, ecco, siamo di nuovo in questi giorni, giugno, quindi luglio 1914, dei tentativi del ministro provinciale, della definizione, come racconta Padre Pio, di farlo ritornare in convento, ma lui dopo anche una settimana dovette rinunciarvi e ritornare. Infatti racconta proprio questo in questa lettera, questa nuova ricaduta, lui racconta: mi ha sconcertato tutta la persona assai, e addirittura lui scrive questo, più di Venafro, cioè ricordando quello che accadeva qualche anno prima, siamo nel 1911 a Venafro. Quello che più mi è rimasto danneggiato questa volta è il petto. Adesso scrive: vi prego di non adirarvi con me, non ho avuto, padre mio, a qual santo più votarmi. Avrei desiderato risparmiarvi da questo nuovo dolore, avrei voluto io solo sopportare il peso di questa nuova sciagura, ma non mi è stato concesso, ma sia fatta sempre la volontà del Signore, scrive Padre Pio a Padre Agostino. Di fronte a tante sventure mi sento quasi abbattuto ed avvilito, ed anche per questo lato sarei quasi inclinato a desiderare la morte, non vedendo altro scampo e altro sollievo alle tante umiliazioni alle quali il pietoso Signore mi sottopone. Non sono forse io il più disgraziato tra tutti gli uomini? Scrive Padre Pio: troppo pesante io sento la mano del Signore, che si va sempre più aggravando su di me. L'ho meritato, le mie iniquità hanno fatto traboccare la misura, ma chi mi ha usato tanta misericordia finora, spero che vorrà usarmi ancora misericordia.